Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, oggi faccio un video dove provo a rispondere alle domande che molti di voi, sembra strano, eppure questa è una domanda che mi capita spesso di leggere nei commenti, anche negli ultimi anni, ma non solo da voi, anche dai miei amici che sanno che faccio recensioni di smartphone, ovvero è meglio Xiaomi o è meglio Oppo? Oppure cosa comprerei io, Xiaomi o Oppo? Allora in questo video voglio parlare un po' e fare considerazioni anche abbastanza semplici su queste due aziende. E andare un attimino a dire quale secondo me quest'anno è quella che preferirei, o comunque quella che per me è la migliore, ma magari non tanto come prestazioni, bensì quanto diciamo utilizzo a 360. Allora, premetto che non ho provato tutti i Xiaomi, anche perché prima critica è dura provarli tutti in quanto sono 2000 modelli e alcuni di questi sono veramente quasi identici fra loro, quindi già qua una prima critica Xiaomi, mentre Oppo in realtà fa meno modelli e almeno sono più o meno le fasce sono abbastanza definite. Seconda cosa che voglio dire qual è? Che in generale questa è una critica che faccio a tutti gli smartphone di adesso, magari si salva un po' Samsung e si salva un po' Oppo in questo caso, ovvero il fatto che i telefoni sono dei padelloni. In questo video userò come diciamo cavia questo Xiaomi Poco Phone F2 Pro che ho in prova da un mese, quindi farò la recensione dopo 3 settimane di pieno utilizzo nei prossimi giorni e dopo parecchi mesi dall'uscita per dire se è un best buy o meno, ma insomma sicuramente lo è per molti motivi. In ogni caso, cosa dire? Qual è la critica? Questi sono veramente dei padelloni. Allora, premetto quindi che io boccerei quest'anno quasi tutti i telefoni perché andare in giro con un telefono di 210 grammi per me è una più cover. È una cosa scandalosa, veramente fastidiosa anche, specie per magari gli uomini che non hanno, se la tengono in tasca, magari le donne lo tengono in borsa e ci passano sopra, anche se poi in mano è fastidioso. Però tenerlo in tasca tutto il giorno, oltre ad essere enorme, pure pesante, mi dà un po' fastidio. Quindi, qual è il punto su cui mi baserò per di più nella mia scelta ipotetica? È le dimensioni, il peso, eccetera. Allora, entrambe sono aziende cinesi, entrambe sono da parecchi anni in attività. Diciamo che ora vado a memoria, avevo letto qualcosa negli ultimi anni, poi vabbè, ho letto al volo qualche notizia. Chiaramente, diciamo che Oppo è nata nel 2001, poi come produttrice di pezzi, di parti per elettronica di consumo in generale, poi appena è sbocciata un po' l'epoca degli smartphone, si è buttata in quel campo e ha fatto da sempre smartphone abbastanza di alto livello, magari poco conosciuti qua, ma insomma, chi fa recensione da tanto lo riconosceva già dall'inizio. Xiaomi è nata col Mi 1 nel 2010, mi sembra, che era un telefono che costava poco, buone caratteristiche, e quella era un po' la filosofia di Xiaomi. Oppo non è che abbia mai avuto prezzi veramente bassi bassi, era competitiva, ma faceva buoni prodotti a prezzi abbastanza alti, cioè a prezzi giusti. Xiaomi era competitiva i primi anni per il Mi 1, il Mi 2S, telefono fantastico. Il Mi 3, il Mi 4 che mi ha piaciuto un casino. Dal Mi 5 in poi anche Xiaomi ha cominciato un po' ad alzare i prezzi, conscia del successo che stava avendo in Cina, ma anche cominciava ad arrivare in Europa forti. Lo consiglio dal Mi 2S, che consiglio Xiaomi a tutti. Diciamo che negli anni ha perso un po' quelli che erano i punti di forza come azienda, ovvero il fatto che il rapporto qualità-prezzo era indubbiamente il migliore. Nelle varie marche Xiaomi lo consigliavo sempre, la MIUI o MIUI era veramente ottimizzata, magari qualche micro lag ogni tanto in base anche alla versione che scaricavate, se quella globale o meno, insomma queste cose qua, anche un po' da smanettoni. Va detto che insomma Xiaomi è un'azienda che puntava su quello, lo faceva bene, lo faceva al meglio, io lo consigliavo a tutti. Poi ripeto, conscio del successo, sono arrivati in Europa, hanno cominciato a produrre di tutto, perché Xiaomi è un punto di forza di Xiaomi, come una vera potenza, che produce tutto, dai TV ai computer, alle bici elettriche, ai monopattini, a qualsiasi cosa viene in mente, tecnologica Xiaomi ce l'ha, magari comprando anche altri produttori, aspirapolveri, robot, di tutto. Quindi Xiaomi, tanta roba da questo punto di vista, ha aperto i suoi Mi Store, un po' come gli Apple Store anche in Italia, in Europa, figata, quindi Xiaomi rimane veramente l'adoro, eccetera, però sui telefoni, diciamo che Xiaomi adesso sta adottando il rapporto qualità-prezzo su tutti gli altri prodotti, TV, aspirapolvere, eccetera, ma sui telefoni non sta più adottando questa filosofia perché ormai i top di gamma di Xiaomi costano 800, 900, 1000 euro, quindi siamo assolutamente in linea con la concorrenza, non è più il
inferiore, o se è inferiore, inferiore di 100 euro, ma non è più quell'abisso che c'era magari fra il Mi 2S e l'S4, che c'era fra il Mi 3, il Mi 4 e i top di gamma rivali di HTC, di Samsung, di LG, eccetera. Quindi non c'è più neanche tanto quel vantaggio nel rapporto qualità-prezzo. Ora, non voglio dire che Xiaomi sia inferiore ad altre aziende, assolutamente non lo è, perché le componenti sono le stesse, la qualità costruttiva è la stessa di Samsung, di tutte le altre, però ripeto, non ha più quell'appeal per me che aveva i primissimi anni. Oppo è arrivato da 2-3 anni forte sul mercato italiano, diciamo 2, e sì, diciamo che nella fascia bassa quest'anno, secondo me, Oppo con l'A52 ha fatto meglio di Xiaomi. Che cos'ha? Il Redmi Note 9, che lo ritengo più pesante, un po' meno bello, e in generale funziona bene uguale, anzi funziona un po' meglio secondo me l'Oppo in quella fascia. E Oppo che ha già 150 euro, l'A52, telefono con la memoria UFS 2.1, che comunque è memoria veloce, io sono fissato con quella cosa, ma secondo me è una delle migliorie negli ultimi anni più importanti per i telefoni. Oppo ce l'ha anche a 150 euro. Xiaomi devi già andare sui, bisogna già andare sui 180 con Note 9S, qualche telefono comunque boh, 30 euro in più, però comunque va considerato anche questo. Quindi in generale la fascia bassa per me, per il peso e per le prestazioni, leggermente meglio di pochissimo Oppo, secondo me. Fascia alta, diciamo che anche Oppo ha tirato sui prezzi non poco per la gamma Reno, che ho già provato sul canale, tranne il Pro, gli altri due trovate la recensione, nel link qua in alto, e prezzi molto alti e scendono neanche tanto rispetto a Xiaomi, quindi anche questa è un po' una pecca di Oppo. Top di gamma anche Oppo costosi, quindi in generale cosa dire, a me è piaciuto molto, per dire nei medi di gamma, la 91 di Oppo, veramente leggero, anche se è un MediaTek, ragazzi, io ve lo consiglio, 8 GB di RAM, si trova sui 230 euro, per me quello lì rimane uno dei telefoni migliori in quella fascia, quindi, ma in generale anche come proprio maneggevolezza, estetica, fatto bene, gira bene, ripeto, il MediaTek, io non sono più tanto per le pippe mentali quanto per il telefono come funziona, e quel MediaTek che mi è piaciuto, anche se consuma magari più dei Qualcomm, ha una batteria capiente, quindi un ottimo telefono. Poi ripeto, nei telefoni in generale di fascia alta li paragono, li metto assolutamente pari come prestazioni e tutto, però quest'anno in generale per il form factor, l'estetica magari leggermente diversa, non dico diversa ma più compatta, il retro è un po' più bello quello degli Oppo. Io quest'anno prenderei un Oppo, sarà che ho sempre usato la MIUI, magari mi ha un po' stancato e sarà che l'ho consigliato per 5 anni, però in generale magari chi ha sempre usato Oppo preferisce Xiaomi quest'anno. Questa è la mia esperienza, la mia consiglio da recensore. Io non mi sento di non consigliarvi Oppo al posto di uno Xiaomi, o comunque cadete in ogni caso in piedi. Chiaro che se non vi frega niente delle dimensioni del peso, ma proprio zero di zero, e siete venite già da telefoni grossi e quant'altro, allora vabbè, è un discorso che lascia tempo che trova, perché io mi baso 50% su quello, il resto del 50% li metto assolutamente alla pari, perché ripeto, avete sentito come la penso. Tutti e due hanno prezzi altini, diciamo che Xiaomi ha perso punti perché era nata con un'altra impronta ed è diventata come tutte le altre, diciamo, ok? Mentre Oppo è sempre stata con prezzi leggermente più alti di Xiaomi, quindi è più coerente con se stessa. Xiaomi un pelino meno. Xiaomi vuole colmare tutti i prezzi, tutto il mercato con 2000 modelli, ma non è la cosa giusta, era meglio farne 5, 6 o 7 e metterne veramente in generale anche 5, fare il top di gamma, metterlo a non so 700 euro, il migliore che hanno, o anche 7, sì, 700 euro di data di uscita, prezzo di uscita 800, ma non 900, 1000, 1100, perché è chiaro che poi dopo se lo metti a 600 uno dice boh, è meno buono sicuramente, vuoi spendere 1000, vabbè, ok, però quando trovi uno Xiaomi a 750 euro del prezzo di lancio, che era quel prezzo di top di gamma di 2-3 anni fa, 3 anni fa, allora dice, boh, è un ottimo telefono, finalmente ancora il rapporto qualità. Chiaro che l'utente medio guarda solo i prezzi, magari vuole spendere 1000 euro, prendere 1000 euro, allora magari non prende, dice ok, allora c'è anche Xiaomi. Avete capito il discorso? Quindi per me quest'anno, per tutte le considerazioni che ho fatto, leggermente avanti Oppo, non in assoluto ma in rapporto a quello che è la loro storia e quello che è la mia storia con loro, e quindi questo è un video così. Ditemi cosa ne pensate, ditemi la vostra opinione. Lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, bla bla bla. E se vi interessano le macchine, a maggior ragione, perché adesso arriveranno tanti video di macchine sul canale.
Non modello i telefoni, come vedete li sto recensendo comunque tanti. Chiaro che ho ripreso da 2 mesi, anche due mesi scarsi, quindi non stanno uscendo grandi cose. Appena usciranno altre cose, le farò sicuramente. Anche con il vostro aiuto, le iscrizioni, eccetera, arriveranno più telefoni, più auto, perché più vi iscrivete, più mettete like, più commentate, più il canale torna ai numeri di una volta. Una volta facevo 1.000.000 e passa di visualizzazioni al mese. Al momento sono a 250.000, che è già bene dopo 3 anni di pausa. Chiaramente, se tornassi a più di 1 milione di visualizzazioni, non avremmo problemi a riprendere al 2000%. Però comunque sono contento, vi ringrazio tutti, vi abbraccio anche. Eccoci qua. Ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!